Ciao ragazze, ciao ragazzi, top. Benvenuti in un nuovo vlog. Sono qua con il mio ragazzo. Ciao a tutti. Lui è Davide, si vergogna. Stiamo andando a fare un giro. Fa caldo. Dove stiamo andando, amore? Andiamo a fare un giro in macchina. Andiamo a prendere un disabile adesso, che non si può muovere. Aiutiamo una persona in difficoltà. Lui è un bravissimo ragazzo. Se avete bisogno di un autista, io ci sono. Questo pezzo lo taglio, ma che Stavo scherzando. è? Comunque dopo mi vedo con la mia sister e non lo so poi cosa facciamo, poi vi faccio vedere. Che fai, amore? Ah, ok. Ok, amore. E niente, chi non l'avesse visto, lui appunto è Davide, mio fidanzato, è bellissimo, mio Dio, lo adoro. E praticamente non ci stacchiamo mai, siamo sempre insieme e sono molto felice che penso che si possa anche notare. E niente, stasera, come ieri sera, dormo a casa sua. E nulla, insomma, vediamo un po' come prosegue la giornata. Vi faccio partecipi come al solito delle mie giornate. E non so, non sapere come sto con la coda perché fa veramente caldo. Ho stirato i capelli, però ho fatto la coda perché no, se non riesco a riprendere tutta, oh mio Dio, ok. E niente, sono molto felice. Mio Dio, Davide è bellissimo, veramente un ragazzo. Wow, ok. E niente, adesso appunto da poco sister, ci vediamo. E nulla. Ci vediamo tra un po', un bacio a tutti e ci vediamo dopo. Ciao. Vabbè, io stavo registrando senza registrare, che è sister! Sì, dov'è? Di là. Yeah! No, qua, esci, fermo, fermo che fai, È qua, di fronte. fronte, sì, La là, là. piccola Carol, Antonella, Ciao. che verrà a fare shopping con noi, Eh sfrenato, sì, ovviamente, shopping e aspetta. terapia. Ovvio. Ovvio. Spendiamo un po' di soldini, vediamo cosa possiamo comprare. Sister, ma Sì. in lava la faccia di tutti quelli che dico, sister qua, sister là. Ah sì, vabbè, Cioè, sì, è veramente, vero. non Ma guardi, parole. Ignorare questa gente, le persone basta. fanno Ignorare, ignorare. sì. Quello che dicono, a me non Vi interessa. piace il mio fidanzato? Eh sì, Certo. Com'è? non è male. È bellissimo! Ha molta pazienza, ci sta sopportando tanto. Sì, è un amore. Vi devo lasciare là Sì, praticamente. davanti Silvio, dai. Ciao, principessa mia. Adesso che ne stai andando, che prendi i mezzi, mi raccomando, pensa solo a me e non farti venire l'ansia perché mi fai preoccupare. Ti amo, vita mia. Presto saremo una famiglia meravigliosa. Ti amo da morire. Pensa solo a me, mi raccomando, eh. Ti amo. Ok, sono appena tornata da casa del mio amore Davide e ho fatto la strada con i mezzi, una strada lunghissima ed è la prima volta che lo faccio e sono così felice, sto bene, non ho ansia, non ho nulla. Ho passato 2 giorni meravigliosi e lui è il vero amore. L'uomo da morire. Queste cose non le avevo mai, mai, mai provate per nessuno. Assolutamente. E mi sento bene, mi sento felice, mi sento rinata praticamente. E tutto sta veramente succedendo così meravigliosamente bene. E io sono davvero felice. Ho 2 suoceri che sono fantastici, sono veramente gentilissimi e non so, sono grata alla vita perché mi ha riservato una cosa meravigliosa come lui e probabilmente per apprezzare appieno
la sua meravigliosità di creatura speciale, di uomo, di tutto, dovevo incontrare persone sbagliate, inutili, così che quando è stato il momento di incontrare lui, il mio amore, Davide, io apprezzassi e capissi appieno il significato della parola amore, rispetto, fiducia, tutto. E non mi era mai successo. E sono così felice. Mi sembra di vivere su una nuvola, coi cuoricini intorno. No, io... Davide, ti amo da morire, veramente. Sei tutta la mia vita. E... quello che provo per te non l'ho mai, mai, mai provato in vita mia, veramente. Tu sei l'uomo fatto apposta per me, sì, e sono felice, penso che si veda. E... cioè mi viene di saltellare in mezzo alla strada, così a caso. No, vabbè, sono felicissima. E ovviamente con lui è tutto diverso, è tutto più bello, è tutto magico, magnifico. Di lui ho il massimo rispetto, ma proprio massimo, massimo, assoluto proprio. Ora posso finalmente dire con lucidità, mente fredda, distaccata, che il mio ex non l'ho mai amato veramente. Era lui ad amare me, quindi... sono così felice di poter dire veramente ti amo a una persona. Sono veramente felice. Infatti quando mi chiedevano perché stai con lui, io rispondevo sempre perché mi ama. E... però non è una motivazione stare con uno perché ti ama. Ma comunque lui l'ha sempre saputo che non era la stessa cosa che... lui provava per me, io non la provavo per lui assolutamente. E adesso, sì. Comunque vedrete cancellati i video dove c'è comunque lui o dove parlo di lui. Cancellarli tutti tutti non riesco perché sono veramente tanti. Cioè ci sono video dove li faccio io, compariva lui e quelli non li cancello, anche se... per rispetto di Davide e tutti gli altri io li cancello solamente per quello, per rispetto a Davide, perché lui merita tutto il mio rispetto, tutto proprio totale, e quindi solo ed esclusivamente per lui che io cancello i video dove compare lui, insomma le cose. Adesso che arrivo a casa col computer lo faccio. Ah, ieri non ho vloggato tanto perché ero impegnata a essere felice. Però sono tanto felice e va bene così. I miei suoceri sono veramente deliziosi. Finalmente, finalmente ho un suocero maschio. Cioè, non mi era mai capitato di avere un suocero maschio. È bravissimo, veramente. Cioè, il papà di Davide è una persona eccezionale, anche la mamma, veramente. E io adoro, li adoro. Mi hanno già... preso a cuore, gli sono piaciuta e sono veramente contenta di questo perché è molto importante per me andare d'accordo con la sua famiglia, rispettarli e stare tutti in armonia, insomma. E che altro dirvi? Non lo so, magari lo concludo poi a casa il vlog. Comunque mi sento così libera e felice, infatti mi vedete che passeggio tranquillamente da sola in mezzo ai parchi, in mezzo alle cose, e sono così felice davvero. E nulla, dai, magari ci vediamo dopo. Ciao a tutti. Se facciamo la pappa, io prendo praticamente questi motivi qui con lui, che è tornato. Yummy. Mi figlio ovviamente si vede la fetta vegetariana. Ma tu devi andare a scegliere che cosa vuoi, eh? Adesso sono uscita con mia figlia, siamo fermati un attimo a un bar che mangiamo e poi andiamo a Como e facciamo una gita io e lei, e so, poi farò il vloghettino lì, adesso ci mangiamo una cosa al volo e poi partiamo.
Ecco, questo è il mio piatto enorme. Questo è quello di Sharon. Ha preso, beh, un tripudio di verdure. Perché è vegetariana, Bene. Buon appetito! Andando a prendere il battello, così vediamo un po' il lago di Como e nulla. Proprio questo vlog di 3 giorni lo chiudo qua, perché qui a Como fa caldo ancora più che a Milano, assurdo. E nulla, sono contenta, mi sto divertendo tanto e niente. E se guardi il video, amore, mi manchi tanto, ti amo, Davide. Ti amo tantissimo. Chernobyl Villa d'Este, adesso ci troviamo in un bar, ci abbiamo qualcosa da bere,
perché fa caldissimo. Nel giro di un attimo sono diventata rossa. Guarda come sei diventata rossa. Ho preso il sole. In un secondo ho preso il sole. Ma io lo prendo subito il sole, l'ho sempre detto. Mamma. Ritorna e fa un caldo assurdo, mi sono tirata sui capelli perché faceva, si moriva di caldo e niente, stiamo aspettando, è stata una bellissima giornata piena, mi sono tipo abbronzata come potete vedere, sono diventata rossa adesso che torna praticamente sul battello, come potete vedere mi sono tipo io abbronzata, sono diventata rossa in 10 minuti sul battello e adesso praticamente aspettiamo quello che ritorna, così torniamo a Milano e così quando torno a casa vi monto subito il vlog di questi 3 giorni bellissimi e niente, qua si sta un paradiso veramente, sottofondo tra l'altro ci sono le canzoni di Justin Bieber, cioè il top veramente, e vi faccio vedere ancora la visuale del lago che è stupenda, qualcosa di veramente romantico. Là c'è la piscina bellissima che è della Villa d'Este e che l'hanno trasformata da villa tipo a hotel, è molto molto interessante la cosa. Ho voglia di buttarmi in piscina. Ok, stiamo rientrando e adesso siamo un po' sì davanti. È bellissimo stare sul battello! Luciano che fa foto ovunque. Guardate che bello! No, stai bene là! Che bel panorama!